ciao a tutti! Allora, oggi vi mostro come ho realizzato queste campanelle di Natale. Sono molto semplici, è forse lo schema più semplice di campanelle che ho trovato e quindi ve lo propongo. E vi spiegherò sia come realizzare all'uncinetto le campanelline, sia come inamidarle. Vedete, queste sono belle inamidate proprio alla grande. E poi come ho inserito, vabbè, è facilissimo, le mie decorazioni. Ne ho fatte anche un altro paio, però sono un po' diverse dallo schemino che vi presento. E praticamente questa parte di sotto l'ho modificata. Vedete? Però non mi piaceva tantissimo, quindi ho preferito proporvi questa. Questa qui le ho fatte giusto per prova e sono un po' più piccoline. Ecco le mie campanelline, quanto sono carine, tutunine. Bene, allora, bando alle ciance, vi lascio subitissimo al tutorial e spero che vi piaccia. Naturalmente potete giocare con i colori, potete farle di vari colori. Al posto di mettere il nastrino potete anche cambiare colore e mettere un colore differente, quindi farle rosse e dorate, oppure blu e argento. Io ho inserito nel bianco il lurex, quindi vi farò vedere proprio questo tipo di lavorazione. Le ho volute realizzare comunque bianche, anche perché in video riuscite a vedere meglio il tipo di lavorazione. E queste quindi sono le mie campanelline. Ovviamente voi le potete fare di qualsiasi colore e giocare con qualsiasi tipo di decorazione. Potete anche fare questa parte all'uncinetto. Io l'ho fatta con dei nastrini che avevo comprato molto molto carini, però potete fare anche delle catenelle ed inserirle all'uncinetto. Potete veramente giostrarvi in qualsiasi modo. Vi lascio quindi al tutorial e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Andrò ad utilizzare un filato doppio, quindi metterò due filati insieme, un lurex e un cotone, e un uncinetto numero 3. Cominciamo! Andiamo a realizzare il cerchio magico. Quindi giro, inserisco l'uncinetto, prendo il filo e chiudo. Una volta realizzato il cerchio magico, dentro al cerchio magico devo realizzare 20 maglie alte. La prima maglia alta sarà sostituita da 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Questa sarà la nostra prima maglia alta, dopodiché ne devo fare altre 19. Quindi comincio e faccio la prima, la seconda, la terza. Arrivata a 20 maglie alte tiro e chiudo il mio cerchio magico. Realizzo una maglia bassissima nella terza catenella che ho realizzato per chiudere il cerchio magico in questo modo. A questo punto realizzo 3 catenelle che mi sostituiranno una maglia alta e poi dovrò fare in ogni maglia di base una maglia alta. Quindi semplicemente in ogni maglia sottostante prendo e faccio la mia maglia alta. Proseguo e faccio per ogni maglia di base una maglia alta per tutto il giro. Terminato il giro, come al solito, vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella che ho realizzato, in questo modo. A questo punto devo fare 3 catenelle e il modulo che dovrò ripetere sarà questo: 3 maglie alte, un aumento, 3 maglie alte, un aumento. Quindi questa è già una maglia alta sostituita dalle 3 catenelle, ne faccio altre 2, quindi una maglia alta nella maglia successiva, un'altra nella maglia ancora. Sono a quota 3 maglie alte, quindi a questo punto devo fare l'aumento. Prendo e faccio 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi 1 e 2. Questo è il nostro risultato. Ripetiamo: 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e un aumento,
prendo e faccio due maglie alte nella stessa maglia di base. Bene, devo ripetere questo modulo, 3 maglie alte, un aumento per tutto il giro. Una volta terminato il giro vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella che ho realizzato. A questo punto, per i prossimi due giri, devo effettuare semplicemente delle maglie alte, quindi facciamo 3 catenelle e poi in ogni maglia di base devo fare una maglia alta, quindi prendo e faccio una maglia alta, prendo e faccio la maglia alta. Proseguo così, senza aumenti e senza niente. Proseguo una maglia alta in ogni maglia sottostante. Questo lo dovrò fare per due giri, quindi quando termino questo chiudo con la maglia bassissima e ripeto questo stesso giro. Ci vediamo alla fine dei due giri. Quindi terminati i due giri ho chiuso con una maglia bassissima, realizzo 3 catenelle. In questo giro il modulo che devo ripetere sarà quello di 4 maglie alte e un aumento, quindi la prima l'ho realizzata, ne realizzo altre 3, quindi una, due, e 3, e poi vado a realizzare un aumento, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base. 1 e 2. Quindi questo è il risultato. 4 maglie alte e un aumento. A questo punto devo ripetere tutto questo per tutto il giro. Quindi 4 maglie alte. 1, 2, 3. 4 e un aumento. 1 e sempre nella stessa maglia 2. Bene, procedo così per tutto il giro. Termino questo giro sempre con una maglia bassissima e procedo con il giro successivo. Realizzo 3 catenelle e a questo punto devo fare questo modulo, 9 maglie alte, un aumento, quindi questa già l'abbiamo fatta, facciamone altre 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dopo quindi che abbiamo fatto 8 più le 3 catenelle e sono 9 maglie alte, faccio un aumento. Quindi prendo, faccio 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Bene, devo ripetere questa procedura per tutto il giro, quindi 9 maglie alte, un aumento. Chiudo questo giro sempre con una maglia bassissima nella terza catenella e a questo punto dobbiamo fare l'ultimo giro. L'ultimo giro faremo 3 catenelle, una maglia alta sempre nella stessa, una catenella e 2 maglie alte sempre nella stessa, nella prima, quindi una maglia alta e 2 maglie alte. Quindi il primo modulo sarà fatto così, di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, tutte nella stessa maglia di base. A questo punto devo realizzare 2 maglie basse, quindi prendo nella maglia successiva, inserisco e faccio una maglia bassa. Mi sposto nella successiva un'altra maglia bassa e ripeto qui il mio modulo, quindi 2 maglie alte, prendo, faccio la prima,
faccio la seconda, una catenella e altre due, sempre nella stessa maglia di base, 1 e 2. Procedo 2 maglie basse, quindi mi sposto, faccio una maglia bassa, mi sposto, faccio la seconda maglia bassa e ripeto il modulo, 2 maglie alte, 1 catenella e 2 maglie alte. Bene, questo è il risultato che vi ritrovate. A questo punto dobbiamo farlo per tutto il giro. 2 maglie basse e il modulo. Il modulo è di 2 maglie alte, 1 catenella, 2 maglie alte per tutto il giro. Bene, terminato l'ultimo giro, tiro il mio filo, taglio e vado quindi a nascondere le mie codine con l'ago. A questo punto la realizzazione della campana è terminata e dovrò procedere con l'innamidatura e quindi la decorazione. Vi mostro il metodo che ho utilizzato io per inamidare. È un metodo molto semplice. Ho accartocciato della carta e poi ne ho fatto una specie di stampo e ho ricoperto il tutto con della carta stagnola. Naturalmente per inamidare potete usare anche degli stampi che possono essere di polistirolo oppure di plastica. Potete usare anche gli stessi bicchieri di plastica, però con questo metodo mi trovo molto bene perché lo posso fare di qualsiasi dimensione che io voglia. Quindi invece con il bicchiere di plastica siete comunque costretti a farlo di quella dimensione. Una volta che quindi ho fatto i miei stampi, procedo a creare l'inamidatura. Ho versato in un piattino della Vinavil e insieme alla Vinavil ho messo dell'acqua. Ho messo molta acqua perché comunque li devo proprio ammorbidire molto bene. Ho unito anche della colla per carta da parati, che è una colla in polvere e mi permetterà di rendere il tutto una specie di gel, quindi un qualcosa di spalmabile. Una volta che tutto è pronto, vado a mettere e ammorbidire la mia creazione. La vado completamente a bagnare e una volta che è tutta bagnata la vado a modellare appunto con le mani, facendo passare proprio la colla attraverso tutti i punti. Questa colla, vi ripeto, è diventata un pochino in gel, quindi è praticamente spalmabile grazie alla colla per carta da parati. Io l'ho trovata alla Brico, la potete trovare in qualsiasi Brico Center. A questo punto, una volta che ho spalmato la colla da tutte le parti, la metto sul mio stampo e faccio asciugare. Una volta che sono asciugate vi mostro effettivamente come sono dure. Vi faccio vedere con delle prove appunto quanto si sono irrigidite. Sono veramente durissime proprio perché la colla è stata fatta passare attraverso tutte quante le maglie. Diventa completamente trasparente, quindi voi non noterete assolutamente, vedete che c'è la colla. I fori rimarranno tali, quindi non verranno coperti dalla colla. E la creazione rimarrà veramente rigida e durissima, e lo trovo un buon metodo. A questo punto decido la decorazione da effettuare, prendo il mio nastrino e faccio 2 nodi per poter appendere la mia campanella. Dopo aver fatto i 2 nodi, mi aiuto con un uncinetto e la passo attraverso il foro centrale, quello dove abbiamo fatto il cerchio magico. In questo modo abbiamo il nostro cappietto. E dopodiché faccio anche un fiocchietto e lo metto con la colla a caldo. Quindi queste sono le mie campanelline, queste le ho decorate in un altro modo, con un fiocchietto più piccolo e con una decorazione Merry Christmas appunto sulla parte centrale. Voi potete giocare in qualsiasi modo. Queste sono quelle classiche in cui vi ho fatto vedere la procedura nel tutorial. E quindi potete farle di qualsiasi colore vi piaccia, con nastrini oppure con decorazione all'uncinetto, con dei fiocchietti, con delle palline, quello che vi piace di più. Queste sono quindi le mie campanelline, spero che riusciate a farle anche voi.
Come al solito vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!